Ciao a tutti, allora, nuovo video. In questo video vi voglio mostrare alcune delle creazioni, delle ultime creazioni che ho realizzato. Alcune sono ferme lì da tipo 3 secoli perché, come vi dicevo, tra università e tutto non sono riuscita praticamente più a far nulla, e alcune invece sono cosine che ho realizzato appunto in questi giorni. Subito vi faccio vedere il contenuto di questo pacchetto, che è un pacchetto che devo correre a spedire, ed è un ordine della stessa ragazza che mi ha ordinato le bombe, e mi ha fatto un altro ordine sempre per bomboniere, e le ho già praticamente incartate. Ve li faccio vedere al volo e poi corro a spedirlo. Allora, c'è questa bustina qui con questi ciondoli a forma di carrozzina bimbo. Ve ne faccio vedere una sola, e sono queste carrozzine fatte così, sono appunto azzurre e blu con il cuoricino. Questo è il retro, sono molto semplici e sono 8 se non mi sbaglio. Ok, ne ho realizzati per l'ultimo ordine, ma non ho fatto in tempo a farveli vedere. Ne ho dovute realizzare 60 in rosa, sempre per il battesimo di una bimba. E qui invece ci sono le altre, e sono, ve lo faccio vedere al volo. Allora, i ciuccetti li avete già visti, ve li avevo già fatti vedere appunto nell'ultimo video, e sono questi qui, molto semplici. E avete già visto anche i piedini nell'ultimo video appunto, sono questi qui. In più questa volta ho realizzato il biberon, che è questo qui, con sempre il cuoricino blu, molto semplice. Questo è il retro, e questo qui appunto è il biberon. Sono in tutto 30 ciondoli. Poi vi volevo mostrare alcuni dei charm, degli ultimi charm che ho realizzato. Vediamo un po' cosa c'è qui, e che so che appunto ho fermi qui da un po', e poi vi voglio far vedere alcune delle ultimissime creazioni che mi piacciono da morire e non vedo l'ora di mostrarvele. Allora, vi faccio una aiuto gialla, diciamo così che è meglio, la caramellina blu, poi questa qui che è quella verde, la quadrata, una rigata che è arancione, sta qui, e poi ho realizzato il cuoricino, che è praticamente il simbolo di Candy Crush, il lecca lecca fatto così, e la pallina tutta colorata, quella di cioccolato con gli zuccherini. E ho intenzione di realizzarci appunto il braccialetto, comunque sono disponibili anche così. Ok, ci sono questi ciondoli che ho realizzato da pochissimo, e sono praticamente su tappi di bottiglia, sono delle tortine con incisi praticamente i vari segni zodiacali. Questa qui è al limone con le cane appunto al limone, poi ho realizzato questa qui dell'ariete, questa qui dell'acquario con una rosellina blu, è appunto il simbolo dell'acquario. Poi ho realizzato il toro con il ripieno rosso e la decorazione sempre rossa. E poi l'ultimo, il sagittario, con le decorazioni con il ripieno fucsia e la classe, una rosellina fucsia. E queste sono appunto le prime 4 che ho realizzato appunto su dei tappi di bottiglia. Ho preso ispirazione da un video che c'è su YouTube, un tutorial, che però adesso mi sfugge veramente il nome della creativa che ha realizzato il tutorial. E niente, io ho preso lo spunto e li ho realizzati appunto con i segni zodiacali. Devo realizzare gli altri, e questi sono disponibili sia così sia montati su collana. Ok, vi faccio vedere gli ultimissimi realizzati ieri. Allora, su dei cucchiaini ho realizzato questo qui con il ciuffetto di panna e i pezzettini di cioccolato,
è appunto montato, incollato su un cucchiaino, e questo può essere sia un charm che il ciondolo di un orecchino. Questo appunto anche qui è disponibile sia singolarmente sia appunto montato. E poi ne ho fatto uno con la panna, la glassa all'arancia e una cane. E poi ho realizzato come ultima creazione che vi mostro questo cameo. Questo è piccolissimo, come vedete, questo cameo è proprio minuscolo, ed è appunto, l'ho fatto a mo' di vassoietto, e c'è una tavoletta di cioccolata con la glassa color pesca, anche la base come vedete è color pesca. Poi ho realizzato questa tazzina di cioccolata con una fetina di cane all'arancia. Poi ci sono tre ciambelline minuscole come vedete, due con la glassa bianca di zucchero.